Ciao, hola, hola, eccoci qua, finalmente dopo lunghe e penose attese è arrivato il Trovatore 2. Dopo parecchi mesi, penso qualche anno, forse pure qualche più di un anno, dalla prima versione, insomma, l'abbiamo vista in questi mesi, dalla sua uscita della prima versione, che cosa ha fatto il Trovatore. Ha innovato il modo di fare pronostici, ha dato spunti per molti colleghi di cominciare a guardare le cose del betting in un modo diverso. Insomma, è stato un faro per molti mesi. Faro e strumento utilissimo per acchiappare belle quote, perché per chi non, per quei pochi ancora non lo conoscono, sappiate che il trovatore è nato come pronosticatore contro, cioè completamente l'opposto di tutti gli altri pronosticatori che ci sono in giro, me compreso. Trovatore è un file specializzato in virtù di studi fatti sui palinsesti. Sul palinsesto in particolare di Planet Win, insomma, ha, dopo studi, anni, mesi appunto studio sulle quote del palinsesto Planet, insomma, venne fuori Trovatore che andava a individuare nel palinsesto di Planet giornaliero, insomma, quelle che potevano essere le probabili macchie della giornata. E ovviamente per macchie si parla sempre di quote superiori a 2, superiori a 3, ha preso quote a 4, quote a 3,70, 3,80, doppie chance a 1,80, 1,90, insomma, in questi mesi ne ha combinate di tutti i colori. E quindi, insomma, ha fatto il suo percorso, la prima versione, poi, insomma, in questi mesi chi mi chiedeva una cosa, chi me ne chiedeva un'altra, chi mi chiedeva un'implementazione, chi mi chiedeva una modifica. E quindi ci ho rilavorato sopra, ho aggiunto delle funzioni che prima nella versione 1 non c'erano e che in questa ci saranno, e quindi ho smussato alcuni parametri dei pronostici, ho aggiunto qualche pronostico in più e migliorato tutto sommato proprio la ricerca degli eventuali pronostici. Scusate, ma devo rispondere. Eccomi qua, era il Boavigliano Roberto a cui dovevo rispondere perché avevamo un mezzo appuntamento telefonico. Vabbè, e allora che ovviamente cortesemente mi ha lasciato il tempo per continuare a fare questo video e abbiamo rimandato a domani. Ciao Roberto. E quindi, insomma, stavo dicendo, c'è stata fatta questa ricerca, questo miglioramento, insomma, e credo che adesso poi ha avuto dei test in questi mesi il Trovatore 2, insomma. Alcuni parametri sono stati cambiati, poi sono stati riportati, difatti alcuni trovavano delle difficoltà, dicendo, ma com'è che sul mio Trovatore 1 questa partita è pronosticata in questo modo, il Trovatore 2 invece la dà in un altro modo. È proprio perché insomma stavo testando altri parametri. Vabbè, poi molti sono tornati ad essere quelli di prima e altri sono stati aggiunti. Ribadisco, ripeto, ricordo che il trovatore nasce dall'idea proprio degli strike minori, cioè nel senso, studiando le quote, il palinsesto di Planet, insomma, che poi lo si farà con il file che sta in uscita che tutti state aspettando, insomma, Planet Studio. Ecco, per esempio, da Planet Studio verrà fuori, che ne so,
delle quote che hanno degli strike di uscita, cioè ogni volta che il book utilizza quella quota sul segno 1, tanto per dire, quella quota ha il 70-75% di strike che si verifica. Quindi c'è un 25% in cui esiste, cioè c'è sempre, viene comunque sempre alimentato. E quindi su questo gioco di probabilità nacque Trovatore, cioè anziché fare il pronostico sulla quota al 75%, feci il pronostico sulla quota che si verifica al 25%. Cioè che significa? Che se il 2,40, tanto per dire, il segno 1 dà 75%, vuol dire che il 25% viene fuori la doppia chance X2, ok? Quindi in quel caso, e poi spulciando, scremando, ovviamente sono andato a cercare quei parametri in cui la doppia chance, di contrasto, di contrapposizione, avesse un valore interessante, quindi 1,70, 1,80, 1,60 come doppia chance. E poi ovviamente in alcuni casi la doppia chance è supportata dal segno fisso, o a volte c'è solo il segno fisso e non c'è la doppia chance. Quindi il criterio di base del trovatore è quello di lavorare sugli strike perdenti, cioè gli strike minori, non perdenti, minori, in relazione a una quota di riferimento. Chiaro? Benissimo, questo è il concetto che ha ispirato il trovatore 1 e questo è il concetto sul quale poi, con gli studi successivi, con le statistiche successive accumulate in quest'anno su Planet Win, sul mio file di studio delle quote di Planet Win, insomma, c'è stata qualche altra piccola smussatura dei pronostici e è stato aggiunto anche qualche pronostico in più. In effetti uno solo, insomma, under 1,5. La X per tutte quelle discussioni che abbiamo già fatto in altri video sullo studio delle quote, la X, come sapete, essendo perno fisso nelle quote, cioè voglio dire, ha sempre l'ultimo decimale che sia o lo 0 o il 5, quindi è un perno. Sulla X è difficile fare, o ci ho provato in questo anno a trovare delle quote X che fossero molto indicativo, molto performanti proprio per il segno X. Purtroppo no, purtroppo no, purtroppo no, e non me la sono sentita di inserirla. Insomma, preferisco più i segni 1 e 2 anziché, insomma, mettere estremi tentativi per quanto riguarda il segno X. Quindi il segno X in ogni caso, anche nel trovatore 2, non c'è, c'è sempre l'1, il 2, l'1X, l'1,2, l'X2. L'over 1,5, ora c'è l'under 1,5 e poi over 2,5, under 2,5, gol e gol e non gol. Ci sono ancora le incoerenze che vengono considerate dal file. Insomma, sapete le incoerenze quali sono, lo spiego per chi adesso lo sta sapendo. Per incoerenze vengono intese tutte quei casi in cui nell'evento, nella riga dell'evento, delle quote di un evento, abbiamo, c'è cioè la, come dire, la incoerenza che abbiamo la quota del gol e gol favorita rispetto al non gol, quindi più bassa del non gol, ok? E abbiamo la quota dell'over 2,5 superiore e anche di molto rispetto all'under 2,5. Quindi l'incoerenza dove sta? Sta nel fatto che pare strano che il quotista consideri quella partita da gol e gol e quindi teoricamente la partita parte già con due gol che dovrebbero essere segnati. Per cui, insomma, la quota over dovrebbe cautelarsi un poco di più, invece la over molto spesso supera la quota 2 e quindi questo crea per me un'incoerenza di concetto e da questo nacque poi l'interesse verso questo trittico di quote, over 1,5, over 2,5, gol e gol, e quindi si creano le incoerenze
trovature le segnala e poi uno è libero di giocare l'over 1,5, l'over 2,5 o il golle qui, per quell'evento in cui viene evidenziata la incoerenza, o è presente la incoerenza. Benissimo. Come vedete in copertina abbiamo Sherlock, Sherlock Holmes, e lì piccolino è Watson, si chiama Watson, no? L'aiutante, la nostra Sherlock Holmes, benissimo, che poi è stata messa nel file, e lei con quella lente che va cercando le quote giuste. Ora non la vedrete più perché poi l'ho messa dentro, insomma, lei lavora in background, lavora, come dire, infiltrata, insomma, tra le righe del palinsesto, insomma, va cercando, e a ogni quota, pum, accende la luce, pum, accende la luce, e i pronostici si evidenziano, si illuminano. Benissimo, andiamo a vedere il file. Allora, file, eccolo qua. Eccolo qua, eccolo qua. E allora, diciamo che cosa c'ha sto file? Di nuovo rispetto al primo. Già, come dire, la grafica completamente diversa. Il palinsesto importato in modo completamente diverso. Lì avevamo sulla destra la composizione della schedina o la selezione dei pronostici. Qua invece abbiamo questa colonna così, dopodiché abbiamo la schedina proprio che andiamo a creare. Abbiamo, prima nella vecchia versione c'era una tabellina piccola per quanto riguardava l'evento singolo, ma era solo un evento per volta e bisognava mettere le quote a mano per verificare se eventualmente un evento singolo che si voleva giocare con la lettura, per esempio, che ne so, Great Furt'n'Over qui dava 2,70 nel 44 in virtù di queste quote qua, 3, 4, 5 ore prima dell'inizio della partita. Si può fare una verifica per chi gioca le singole di 10 minuti prima che la partita cominci, prendere di nuovo le quote di questa partita, solo di questa partita, andarla a inserire nell'evento singolo e vedere il trovatore se ci suggerisce qualcosa, se è cambiato qualcosa. E quindi c'è l'evento singolo. Abbiamo il bottone dell'importa dati, che ora vedremo come fare. L'archivia, cioè in effetti archivia tutti i pronostici dell'archivio. Abbiamo la schedina, abbiamo l'archivio e abbiamo le statistiche, che nella versione precedente non c'erano. Ok? Poi abbiamo qui il componi, la schedina, cioè praticamente qui le selezioniamo e qui andiamo a comporre la schedina. Ebbene, vabbè, cominciamo a vedere in funzione. Il procedimento per inserire i dati è il solito, insomma, quello là che ormai già conoscete tutti. Andiamo su Planet Win, prendiamo l'evento del giorno, evento del giorno, eventi del giorno, oggi, ok? Non vanno copiati eventi dei giorni, dei prossimi giorni. Anche se a volte capita, per quanto riguarda in particolare le sudamericane, che selezioniamo, impostiamo eventi del giorno qui su oggi, poi andiamo a caricare i palinsesti, andiamo a scegliere i palinsesti, insomma, Italia Coppa Italia, Italia Championship, c'è cioè Inghilterra Championship, Scozia, Coppa di Francia, la mettiamo pure tanto per Coppa del Re, Coppa Ronon. Turchia no, questa qua, Belgio, Olanda, Grecia, tazza do Portogallo, Cyprus Cup, Argentina, Brasile, Coppa do Brasile, vediamo se ci dà sta cosa che ci dà il giorno dopo, mettiamo Guatemala, Brasile, Pernambuco, vabbè, andiamo a vedere. Quindi, fatta la selezione dei palinsesti che vogliamo importare dal palinsesto giornaliero e non oltre, allora andiamo a vedere intanto se le sudamericane hanno sto fatto. Mercoledì, giovedì,
giovedì, vedete? Oggi, pur essendo mercoledì, eppure essendo nel apparente, cioè, essendo presenti nel palinsesto di oggi, però siccome partono a mezzanotte, va bene, come si chiama qua? Il Planet praticamente fa scattare il giorno successivo. Questo fatto qua, sto giovedì qua, se andassimo a copiare sto palinsesto, darebbe problemi, cioè esce il famoso messaggio d'errore, errore runtime 1004, insomma evento non trovato, una qualunque giustificazione dell'errore. Quindi questo qua bisogna eliminarlo, ok? E quindi lasciare solo quelli che hanno mercoledì, 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 vabbè, e tutti gli altri sono tutti di mercoledì. Benissimo, una volta fatto, importato, una volta fatta la verifica che non ci siano palinsesti dei giorni successivi, andiamo a copiare sempre da poco prima della C, trasciniamo in basso. E ci copiamo tutto il palinsesto. Ecco qua. Ora andiamo sul file e facciamo l'importa dati. Importa dati. Importati. Ok? E di fatto è una macchina. È una macchia che l'Inter vince contro una, è una macchia, giustamente. Ha ragione Sherlock, ha ragione, è una macchia, è una macchia. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, sono caricati, vedete che. Allora, alcuni a volte mi hanno fatto anche riferito al trovatore 1, dicendo, ma la differenza di colori ha un significato particolare, cioè un determinato colore è più affidabile di un altro. No, assolutamente, cose tutte complicate, cose molto semplici, sono solo per impatto visivo ad occhio, stabilire, cioè vedere subito, concentrare subito l'attenzione su determinati pronostici, cioè gli azzurri sono i segni fissi, gli arancio sono le doppie chance, sto verde scuro è l'over 1,5, l'under 1,5, i viola sono gli over-under e gli arancioni sono i gol non gol, cioè se, a me se mi interessa, quando c'è un palinsesto lungo, se mi interessano solo determinati pronostici, insomma vado per colore subito e me li vado a guardare, insomma, subito. Benissimo, allora, importato in palinsesto, questi quindi sono i pronostici che ci consiglia il trovatore 2, ci consiglia, insomma, ha scovato la Sherlock con l'aiuto di Watson. E io mi prendo il caffè. Nel frattempo, mentre prendo il caffè, penso pure che vi devo dire perché mi sto scordando. Aspettate, perché poi, siccome voi lo sapete, no, lo dico sempre, io do il play e poi parlo. Non ho foglietti, non ho teste, non ho brogliacci, non ho di cosa dire, cosa non dire. A volte poi mi scordo pure di dire tante cose. Vabbè, comunque, fatto questo, ora vedete qui in alto sono state inserite queste testatine da 1 a 12, che sono i 12 pronostici di il trovatore. Questo numero serve per inserire qui nella colonna in gioco il pronostico che vogliamo giocare. Cioè, se volessimo giocare sto Inter-Napoli, ma non l'ho giocato, ma se volessimo giocare, ma non l'ho giocato, Inter-Napoli, dobbiamo mettere qui 1, ok? Prendendo sta quota qua 206, vedete? 206. Poi se volessimo giocare Bristol Derby il 2, cioè questo pronostico qua, quindi è il numero 3, qui andiamo ad inserire il 3, ok? Benissimo. Qui che abbiamo, ecco qua, Stoke City Preston 1x 1,29. Allora andiamo qua nella riga di riferimento. E ci mettiamo il 4, benissimo. Poi qua che vogliamo, che ne so, sto 1,51, andiamo qua e mettiamo 6, ok? Qua ci mettiamo sto over 1,5 ed è il numero 7. E vabbè, e quindi insomma mettiamoci pure questo qua che è il numero 11, giusto per, vedete,
quindi si mettono solo i numeri relativi al pronostico nella riga dell'evento. Atleta sudato. Ok. Fatto questo, possiamo andare a vedere, ci dice la multipla, eventualmente una multipla con questi sei eventi, che quota darebbe moltiplicata, quindi sarebbe 26, 17, insomma. Ok, poi possiamo cliccare qui su componi e lui prende questi pronostici particolari che abbiamo selezionato e ce li porta in una schedina nella sezione qui della schedina che vediamo dopo. Vi voglio far vedere alcune cose che riguardano il palinsesto così da come poterlo eventualmente spulciare. Vedete salente qui, ecco, attivando questa qua si attivano queste freccette che per chi conosce Excel sa cosa servono, per chi non lo conosce male. Queste qua servono a fare dei filtraggi, ok? Quindi filtriamo tutta questa tabella qua. In particolare, per esempio, diciamo che vogliamo solo tutti i pronostici gol e gol che sono del trovatore, perché noi giochiamo solo i gol e gol del trovatore. Benissimo, allora siccome ora qui è visibile, però supponiamo quando ci sono più di 70-80 incontri, vedete qui, aprendo qui la finestra, cioè sulla freccetta, se appare questo menu, andiamo su filtra per colore, vedete? E ci dà l'arancio. Clicchiamo sull'arancio e ci dà tutti i gol e gol. Ovviamente ci saranno anche gli altri a corredo, però a noi interessano i gol e gol e abbiamo qui tutti i gol e gol. Ok? Benissimo, poi per toglierlo, per escluderlo, cancella filtro da GG, GG, non è Gigino, è GG gol e gol, ok? E ritorna il palinsesto tutto quanto intero. Se vogliamo togliere le freccette, riclicchiamo qui sulla lente, oppure possiamo anche fare una ricerca per campionato, cioè diciamo a me non mi interessano tutti quanti, io voglio giocare solo. Quindi apriamo sempre la vela, andiamo qui. Voglio giocare solo, mi interessano solo le partite dell'Inghilterra Championship. Vediamo il trovatore che mi ha dato per Championship. Ecco qua. E quindi tutte le partite di Championship del trovatore sono qui riportate. E abbiamo escluso tutte le altre. Ripeto, ora sono poche partite, ma quando ne sono tante, fare queste ricerche, fare queste scremature aiuta molto. Ok? Benissimo. Cliccando di nuovo sulla lente, riportiamo il palinsesto intero. Benissimo, abbiamo visto quindi come spulciare il palinsesto, abbiamo visto come inserire la colonna dei pronostici che vogliamo giocare. E allora andiamo subito a vedere, proprio avendo inserito questi qua, andiamo a fare il componi schedina. Andiamo qui sulla schedina, clicchiamo. E ora lui ci importa nella schedina i pronostici che abbiamo selezionato. Vedete? Italia Coppa Italia. E ci dice. Allora, numero eventi schedina 6. Numero di quote superiore a 1,19 6. Perché? Perché su Planet Win si attivano i bonus dal quinto evento in poi, fermo restando che abbiano quote superiore a 1,19. Quindi da 1,20 in su. Per ogni evento a quota 1,20 in su, dai 5,20 in schedina in poi, trovatore Planet Win ci accredita un bonus, ci offre un bonus. Ok? E quindi bonus book in questo caso con i 6,20 è l'8%, quota totale 26,17, supponendo una scommessa di 10 euro. Vincita da quote 261,68, bonus 20,93, vincita lotto 2,82, vincita netta meno 10, 2,72, resa profitto 2.726. Però questa è per quanto riguarda un'eventuale multipla. Ma qui a fianco io ho fatto questo specchietto di suggerimenti, che secondo me sarebbe il modo giusto di utilizzare, insomma, eventualmente. Cioè, se abbiamo una buona impostazione di scommesse potrebbe essere 2, 4, da 2 a 4 fisse massimo,
derivanti dai prono, over 1,5 e doppia chance, quindi da tutti i prono che ci sono qua, si potrebbero prendere gli over 1,5 e le doppie chance come fisse, ok? Fino a un massimo di 4. Poi, supponendo che si faccia una multipla da 15 massimo, insomma, di eventi, quindi abbiamo 2, 4 che le mettiamo come fisse, e poi le altre 11, massimo di 11 eventualmente su un totale di 15 eventi selezionati, li andiamo a fare così, ok? Quindi, se abbiamo 4, cioè nel senso abbiamo 4 fisse e 4 altre maglie, ok? Quindi una multipla di 8 eventi, ci mettiamo le fisse e poi gli altri li andiamo a dividere così, cioè se ne sono 4 quelli che restano, a esclusione delle fisse, giochiamo 2 su 4, se ne sono 5 2 su 5, se ne sono 6 2 su 6, se ne sono 7 3 su 7. E questo insomma fa tutto in automatico il book. Ok? E questa potrebbe essere una delle forme di gioco dei pronostici del trovatore, perché riguardo alla prima versione, insomma, tanti mi chiedevano, dicendo, vabbè, però come si può selezionare, come si possono scremare, visto che sono macchie, come si può identificare la macchia più certa? Non c'è un modo, perché essendo macchie possono uscire tutte quante e non può uscire nessuna. Non c'è una macchia più identificabile dell'altra, sono tutte quante uguali. Non c'è nessuna possibilità di poter scremare l'una dall'altra, altrimenti l'avrei già fatto. E quindi avrei detto, sta macchia è certa. A quel punto lì diventava un pronostico ad alto strike, non più una macchia, giusto? Quindi il concetto del trovatore sarebbe anche andato a farsi friggere. Però, siccome escono queste macchie, e molto spesso quelle del trovatore, insomma, come poterle gestire e come poterle giocare? Quindi, per la prima versione all'epoca fu abbinato al trovatore proprio per soddisfare questa esigenza, fu abbinato Corrector, cioè fu un file che ancora c'è nello store ed è ancora disponibile singolarmente, un file che prevedeva dei sistemi a correzione, insomma, e quindi. Poi eventualmente potete vedervi il tutorial, insomma, e usava i sistemi a correzione, quindi a correzione di errori per il trovatore. Ultimamente, invece, proprio l'ultimo weekend, io ho utilizzato, però insomma, c'era il problema che Corrector in questi mesi, poi anche chi l'ha comprato, ho dovuto fare molti interventi. Su Skype o su Supremo per insomma insegnare tutto sommato ad utilizzare questo corrector proprio come proprio dalla base, cioè che cosa sono i sistemi a correzione, perché si poteva perché era conveniente utilizzare uno anziché l'altro che facevano parte del file Giuseppe. Giuseppe, ah, mannaggia, si avessi in demone, Giuseppe, paccio, ah, ancora, WhatsApp. mamma mia, Giuseppe, a te sto file, e allora, mi stai facendo proprio deconcentrare, Giuseppe, e allora, diceva, io non lo so che tu stai registrando, però, santi Dio, questo file non ce la faccio più, e allora, quindi c'era un poco di difficoltà con Corrector. Allora, insomma, sono andato a vedere, in prossimità del fatto proprio di pubblicare e rilasciare il Trovatore 2, sapendo che chi non ha il Trovatore 1 non ha, insomma, WhatsApp. mi avrebbe chiesto se, come eventualmente gestire questi pronostici, mi sono andato a riguardare un poco, insomma, nell'archivio dei miei sistemi, anche quelli disponibili sullo store, su quale poteva essere quello più interessante da abbinare a il trovatore.
E quindi sabato ho proposto, insomma, ho giocato, ho pubblicato nella lista di Boa Vida Broadcast su WhatsApp un sistema derivante proprio, cioè ho preso 9 dei pronostici che il trovatore dava quel giorno, li ho inseriti in quel sistema che si chiama Cruciverba 3x3 e il Cruciverba ha vinto, insomma. Il file l'avete già visto, insomma, nei video di questi giorni, però ve lo rimostro. Eccolo qua. Ovviamente è oscurata qui la parte, l'area delle 8 bollette, 8 schedine che vanno composte per lo sviluppo del cruciverba, onde evitare, insomma, scopiazzature. E allora, questo qua è quello che è stato pubblicato, insomma, erano 9 pronostici presi dal trovatore, li ho inseriti qua dentro, dice, ma con quale criterio? Il criterio è quello là di, come dire, prendere qualche pronostico di quelli più performanti. Come si fa a determinare dal trovatore quali sono quelli più performanti? Lo si farà in virtù delle statistiche che sono state inserite nel trovatore. Ok? Quindi, il trovatore ora, grazie a Dio, ha le sue statistiche, vedete? Eccole qua, statistiche e interrogazioni. Quindi qua, in questo menu qua, ci sono tutti i pronostici, i 12 pronostici del trovatore, si inserisce il pronostico a cui siamo interessati, si imposta la quota di riferimento e lui ci dice più o meno la performance di quella quota. Quella singola colpa, se non è 74, qua il gol è gol, è all'80%. Quindi già se il trovatore mi seleziona un gol è gol a 1,74, insomma lo posso prendere in considerazione. Ok? E quindi questo, insomma, fa parte del trovatore, che cosa che prima non c'era assolutamente nell'altro. E visto che lo abbiamo aperto, insomma, vi ho fatto vedere, qui ci sono i 12 pronostici del trovatore, le 12 categorie di pronostici del trovatore. Si sceglie il pronostico, si imposta la quota che vogliamo interrogare e qui ci dice che questa quota qua, 1,70, cioè quando la quota gol e gol, almeno per quanto riguarda tutti gli eventi facenti parte dell'archivio del trovatore, quindi non in senso generale delle quote Planet, ma il trovatore legge solo l'archivio del trovatore. Poi eventualmente con Planet Studio si potrà fare un confronto, cioè dice il trovatore mi dice che il gol è gol a 1,74 e all'80%. Su Planet Studio mi dice che la quota 1,74 gol è gol e all'82 al 78%, sta quota è confermata. Ok? E quindi la prendo come buona. Benissimo, però che cosa mi dice il trovatore? Mi dice che il gol è gol, quindi è all'80%. E quando c'è la quota 1,74 del gol e gol, il segno 1 è uscito nel 40% dei casi. Nel 40% dei casi c'è stato il segno X, il 100% dei casi ovviamente c'è stato over 1,5. Va bene? Cioè, vedete qui per esempio sono 5 le presenze nell'archivio della quota 1,74 del gol e gol. Se 5 qua. In effetti, per quanto riguarda il gol e non gol, sono 4 gol e gol e un non gol. L'altra è invece, per quanto riguarda l'over 1,5, sono tutti e 5, sono tutti e 5 over 1,5, il che significa che l'altro non gol, insomma, è finito over 1,5. Va bene, comunque, quindi qua abbiamo l'over 2,5 al 60% con la quota 1,74 del gol e gol. Insomma, questo è quello che ci dice, è facile da interpretare. Questo è quello che ci dice questa utility di qua sopra. Poi qui sulla sinistra abbiamo le quote medie dei pronostici, cioè di tutti i pronostici archiviati nell'archivio del trovatore. Abbiamo questi dati. Il segno 1 sono stati elaborati nell'archivio 200 segni 1 con una quota media di 2,63 x0, perché vi ho spiegato perché. Segno 2 ce ne sono 208 con una quota media di 2,96, cioè praticamente queste sono le quote medie che il trovatore offre come macchie. Va bene?
normalmente nel suo lavoro. Quindi quando usiamo il trovatore andiamo sempre su questi livelli di quote media. Uno X, la quota media 1,45, ce ne sono 173. Cioè, non è che ci sono 173 eventi a quota 1,45. In tutto l'archivio ci sono pronostici, cioè il trovatore ha dato 173 pronostici 1X, e questi 173 pronostici 1X hanno una quota media dell'1,40 a 1,45, così come ovviamente tutte le altre categorie di pronostici. La doppia chance 1-2 ne ha date 42 nell'archivio, quota media 1,35, X2 quota media 1,60, over 1,5 pre 235, over 1,5 a quota media 1,29 e così il resto. Poi qui c'è uno specchietto che ricorda che cosa sono le incoerenze, e qui invece abbiamo gli strike per ogni categoria di pronostico. Qui il segno 1. 191 presenze, 87 vincenti, 2, 298 con 68 vincenti. E quindi poi questi dati qua in forma grafica sono riportati qua sempre in forma grafica, ma con gli strike. Ok, quindi il segno 1, il segno 2, strike del segno doppia chance, strike del segno gol e gol e così altro. E poi ci sono la statistica delle incoerenze, cioè nell'archivio ci sono 67 eventi con incoerenza conclamata, e quindi con queste incoerenze che cosa è successo? È successo che il prono over 1,5 per 46 volte su 67 è risultato vincente. Quindi uno strike del 70% circa. Il prono over 2,5 per 30 volte, quindi 45%, e prono gol e gol altrettanto 45 volte. Ora mi direte, vabbè, ma 45 e 45 sono degli strike bassi? No, perché non stiamo parlando di quote, insomma, per quanto riguarda in particolare l'over 2,5 di quote piccolina 1,40, 1,50, stiamo parlando di quote la cui media è 1,98. Per cui abbiamo il 2,15, il 2,20, il 2,02, il 2,03, quindi sono strike, e poi considerate che sono macchie, sono strike abbastanza interessanti da lavorarci. Benissimo, quindi dicevamo, si va qui e si cercano le quote, si cercano gli eventi eventualmente da inserire qui, però io qui metto 1, 2, 3 massimo di eventi con quota più o meno performante, poi gli altri 5-6 li ho scelti in virtù delle quote più alte che c'erano nel palinsesto del trovatore, tra i pronostici che aveva selezionato il trovatore, quindi il 3,30, il 3,50, il 4, il 4,30, insomma 2,30, 2,72. Ok, così facendo sono venuti fuori 5 esiti vincenti su 9, quindi più del 50%. E il file ha restituito una vincita di 153,76%. Cioè si è giocato 48 euro il sistema delle 8 schedine, ed è stata una vincita di 121 con un netto di 73,80. Ok? Questo qua io credo effettivamente possa essere forse il più semplice, il più facile da usare, più veloce perché sono appena 8 schedine composte da, sono 8 triple praticamente. E poi è interessante perché al di fuori degli schemi tradizionali degli altri sistemi a correzione e tutto il resto appresso, questo qua ha uno schema di sviluppo del tutto originale che si rifà ovviamente al sistema cruciverba applicato al super analogico. Io l'ho preso da lì, quel sistema lì, e l'ho portato nel betting delle scommesse sportive. Ed abbiamo la versione 3x3 che sono 9 eventi, ma abbiamo anche la versione 5x5, ok? Dove invece abbiamo 15 eventi. Però le schedine sono
qualcuno in più, sono 15. Ok? Ora dipende dal tempo che avete, ma la vincita che dà questo qua, ovviamente, insomma, non la dà il 3x3. Cioè, considerate che queste qua, a parte che sono ci sono anche le quartine, ma si può giocare con quartine e senza quartine. Insomma, è un poco più ampio, come appunto sono 15 eventi, tra l'altro, e non sono 9. Francamente, io preferisco il 3x3, però insomma, io abbinerei al trovatore 2 il 3x3. Devo dire la verità, perché sono solo 9. Sono 8 schedine belle veloci, insomma, il profitto nel caso si beccano bei pronostici è importante, e quindi, insomma, io opterei per il 3x3. Vabbè, lasciamo stare, questo non è il tutorial del cruciverba, però lo chiudiamo. Sabba, vediamo per questo, sabba, ok, e torniamo al trovatore. Quindi, abbiamo visto le statistiche, ok? Qui è la ricerca, qui sono le statistiche, qui è il memo per quanto riguarda cosa sono le incoerenze, qui ci sono le statistiche delle incoerenze e qui ci sono gli strike dei 12 pronostici. Benissimo, questa è importantissima, questa pagina, importantissima per lavorare sulle quote, per selezionare le quote migliori e perché mi appunto, dicevano, Enzo, ma poi come facciamo a scremare ecco? Il trovatore vi ha dato dei pronostici. Benissimo. Andate a vedere. Gol e gol 1,77. Cioè, vado a vedere 1,77. Una buona performance su tutti gli altri pronostici che ha dato il trovatore. Io me lo gioco. Il 2,42 del segno 1. Me lo gioco. Quell'altro no, lo scarto perché non è tanto vincente. Ok, quindi già questo vi aiuta a fare una grossa scrematura che il trovatore 1 prima non faceva. E questo è effettivamente di grande aiuto. Benissimo, se io mi decido, no, avete, ecco qua. Vabbè, torniamo sul trovatore. Abbiamo visto come si fa a scremare, abbiamo visto come si fa a comporre la schedina, abbiamo anche visto la schedina. Evento singolo, eccolo qua. Benissimo, trovatore 2, eventi singolo, cioè qua andiamo ad analizzare a zero, benissimo, azzerato, e ora andiamo a prendere un evento che lo vogliamo pronosticare singolarmente. Allora andiamo sull'elenco, vediamo Internapoli, da se ha cambiato idea, Sherlock avrà cambiato idea. Andiamo qui da 1064 fino a 210, vedete, dall'ID della partita fino alla quota non gol. Dopodiché facciamo CTRL C e ce lo copiamo. Andiamo qui sul trovatore, importa. Ecco, magari. Vabbè, ma io perché forse non ho aggiornato la quota, vediamo un po'. Aggiorniamo la quota. E ce lo portiamo qua. Prendiamo un altro, vabbè, da se 2 minuti fa non avete visto bene. Allora, anche ovviamente in mezzo qui alle tabelle possiamo sempre prendere il singolo evento, CTRL C, torniamo qua, importa, e ce l'abbiamo qua sotto. Ok, e qui ha dato 288, 216, qua che ha dato sul trovatore originale, che è Huddersfield Cardiff, vedete qua per esempio c'è cambiato. Qua dà solo l'under 1,5, mentre qui invece ci ha dato l'under e l'over, contrapposizione. Allora, esatto, bene che abbia fatto questo caso, perché ve lo spiego. Dice, ma com'è che dà l'under 1,5 e poi dà pure l'over 2,5? Oppure a volte può capitare pure che dà l'over 2,5 e l'under 2,5. Può capitare. Vi spiego. Le quote per quanto riguarda il trovatore non sono, cioè nel senso, io qui potrei dire se a questa quota qua, potrei dire se questa quota qua è di questo valore, però l'under 1,5
è pronosticato non darmi, non segnalarmi, non illuminarmi over 2,5. Ok, e quindi lui non me lo accende perché è acceso under 1,5. Oppure potrei fare il contrario, dire se la quota è 2,88 e over 2,5 è acceso, va bene, è considerato pronostico, non mi dare il pronostico under 1,5. No, non lo faccio. Perché? Perché lascio considerato sempre il concetto, cioè trovatore becca le macchie, vabbè, e per lui può essere una macchia, ovviamente, questa dell'under 1,5, ma altrettanto questa qua, va bene? Altrettanto questa qua. Per cui sta a voi scegliere, andare sulla statistica e vedere 2,16 è più performante del 2,88, io mi gioco il 2,16. Lasciate stare che vi ha dato under 1,5, che lui l'ha dato in virtù di certi parametri di ricerca che c'ha. Non gli frega se ti ha dato pure under 1,5, dice guarda, per me può capitare o questo o questo. Ok? Ma tu che vuoi giocare? Vai sulle statistiche e ti scegli se giocare l'uno o l'altro. Così dicasi per gol e gol, non gol, oppure per il segno 1 e il segno 2. Ok? Lì dove capita questa incongruenza, tutto sommato, noi come me la lande con il mezzo dove è. Per questo motivo, perché non metto sto fatto di l'uno elimina l'altro, va bene, li lascio e poi sono le statistiche a come dire a incanalarmi su quella che potrebbe essere la giocata migliore, va bene. Ok, quindi vi ho fatto vedere come si fanno ad importare, come si azzera la tabella qui, e vai, e questa qua è, diciamo, un utility di verifica oppure di evento singolo. Voglio fare una, mi interessa caricare tutto il palinsesto, mi interessa solo andare a vedere cosa mi dice il trovatore per quel tipo di evento singolo, non magari che tutto il palinsesto, vado lì, mi copio il singolo evento da Planet, me lo incollo e vedo che cosa mi dice il trovatore. Ok, benissimo. E questo è l'evento singolo. Poi qua vedete, abbiamo Planet Winsum, che è solo un link. Cliccando qui vi apre direttamente la pagina delle scommesse. Poi la schedina l'abbiamo già vista, l'ho già spiegata. Archivio, le statistiche l'abbiamo visto, il compone l'abbiamo visto, abbiamo visto tutto. Ah, vabbè, l'archivio, una volta importato, fatto tutte le nostre giocate, scremature, tutto quello che vogliamo fare. Va bene, lo archiviamo. Allora, se avete intenzione durante la giornata di caricare il palinsesto, l'intero palinsesto, e vedere che cosa elabora di nuovo il trovatore, non archiviate niente, archiviatelo solo alla fine. Cioè, dovete archiviare, utilizzare il bottone archivia per archiviare i pronostici solo nel momento in cui siete convinti che con il palinsesto Planet per quella giornata avete chiuso. Ok? Solo in quel caso, altrimenti se avete intenzione di aggiornarlo, non archiviate, archiviate solo all'ultimo aggiornamento. Archiviamo. Si clicca lì su archivio, ha già archiviato e andiamo su archivio. Ora qui c'è la delizia delle delizie. Perché io quando studiavo sul mio vecchio Planet Studio, la sigaretta, un caffè in un momento. La cosa più scocciante in assoluto era poi il giorno dopo inserire tutti i pronostici, tutti i risultati degli eventi per poi avere le statistiche, che senza risultato non si hanno statistiche. Fortunatamente, sia per Planet Studio, così come per Put, no, per Put, mi ricordo un altro trovatore. Per il trovatore abbiamo la possibilità di inserire i risultati finali in modo automatico. Ok? In modo automatico. Che grazie a Dio Planet Win sta fornendo questo servizio e quindi dallo stesso book, dallo stesso sito si prendono i risultati il giorno dopo, il giorno dopo. E quindi il giorno dopo si aggiorna
l'archivio inserendo i risultati. Ora però, usandolo man mano, ho notato che per alcuni campionati, come si chiama? Planet, non dà i risultati. In quella... Risultati, statistiche, risultati, new, vedete, grazie a Dio. Allora, risultati. Si apre un'altra pagina. È successo? Allora, io vi dico una cosa, che poi mi scocci di coprire, di fare, vedete qua mi piace la figa. Scusate la volgarità, ma purtroppo non è il mio punto planet. Il mio punto planet è questo qua, Enzo Veloso. Io mi scordo sempre di passare. Quello lì mi piace la figa, è un conto che io gestisco per conto di un cliente, insomma, di un bavigliano, gli gestisco il conto, insomma, glielo porto a fine mese. Però, siccome lo uso spesso, insomma, poi mi rimane sempre qua in memoria, più mi piace la figa che Enzo Peruzzi, che non è un'affermazione così scandalosa, però visto là, mi piace la figa, pare che... Ma lui ha usato come usa, questo user, quindi... Non mi dica la password, però. Voi maschietti siete così. Voi maschietti. Vabbè. Allora, andiamo a vedere se i risultati. Ma okay, oggi non funziona. Proprio oggi. E perché non può funzionare oggi? Eh? Io devo fare questo fatto. Ok, oggi proprio non vuole funzionare. Perché? Ecco, non posso far vedere i risultati. Amore mio, che c'hai oggi? Niente. Non data. Code 4233. E cazzo. Signori, oggi non sta funzionando. Solo oggi. Ma è successo. Quindi io come faccio a fare questo fatto? A far vedere come funzionano i risultati? Devo fare un'appendice, un'appendicite, devo fare un'appendicite, e casomai più tardi stasera faccio un'appendicite e vi faccio vedere che praticamente si copiano, come si copia il palinsesto, i risultati di ieri o del giorno, 2 o 3 giorni, che mi pare che porta fino a una settimana, e si incollano. Allora, per alcuni campionati succede che non dà i risultati, va bene? E allora, attivando qui il filtraggio, va bene, poi si andrà, vabbè, poi vi spiego tutto proprio quando vi dico, questa parte qua dell'archivio ve la spiego proprio quando vi sarà possibile farvi l'appendicite qua sui risultati. Vabbè, quindi, insomma, questo è l'archivio, vedete qua vi segnala per ogni evento quali sono stati vinti e quali no. Insomma, e quindi però vi ripeto, la cosa interessante è che abbiamo la possibilità di importare i risultati in automatico per quei 7, 8 su 100 pronostici, su 100 eventi archiviati, 7, 8, 10 massimo, non si trovano i riferimenti nei risultati di Planet, oppure capita che una determinata squadra, per esempio Milan, tanto per dire, nel palinsesto la chiama Milan, nei risultati esatti AC Milan, per cui il file non lo trova, non c'è corrispondenza e quindi non dà il risultato. In quel caso lì, insomma, basta solo per quei 7, 8, 10 che non hanno risultato, inserirli a mano. Si fa questo lavoro qua di ricerca, insomma, si va qua, si seleziona, seleziona tutto. Sì, clicca su vuote, così, vedete, si fa ok e ti dà tutte le vuote. Questo dopo aver inserito, incollato i risultati che si incollano cliccando su questo bottone qua dei risultati, vedete?
Quindi incolla tutti i risultati, troveremo 2, 3, 4, 5, non lo so, eventi senza risultato, ce li inseriamo a mano. Va bene, poi vi sarò più chiaro quando farò l'appendicite qua sull'archivio. Qua il bottone elimina riga What's up? è per eliminare eventualmente eventi che non hanno giocato, che non c'è risultato, insomma qualunque cosa, eliminiamo. Si seleziona la celletta dell'evento, si clicca su elimina riga e senza fare danni viene eliminata quella riga. Ok? Benissimo. Come vedete attualmente ce ne sono 974, più quelli saranno oltre i 1000 dopo che abbiamo inserito i risultati per quelle partite che non ce l'hanno. E quindi abbiamo un archivio al momento di 1000 eventi. Più lo alimentate, meglio saranno le statistiche. E quindi più affidabili saranno le statistiche. Ok? Benissimo. Cosa c'è più da dire? Nient'altro. Archivia, ve l'ho fatto vedere, importa dati è quello per importare, una volta copiato il palinsesto da Planet, e poi evento singolo, schedine, l'archivio, statistiche, compute, evento, ho fatto vedere tutto. È interessante questa scrematura per campionati. Interessante. È interessante il filtraggio del tipo di pronostico che ci interessa. Va bene, cliccando sul colore, ve l'ho fatto vedere. Insomma, qui si compone con i numeri di colonna qui dei pronostici. Niente più, amici miei. Penso che ci sia una grande differenza funzionale tra questo trovatore e la prima versione. Mi è stato chiesto cosa deve fare il primo, andare in pensione. Ha fatto il suo tempo. Fermo restando che si può continuare ad usarlo, chi non vuole il 2 può continuare ad usare il primo, è pienamente funzionante e continuerà a dare i suoi bei risultati. Chi vuole una versione più ampliata, cioè completamente differente, diciamo, al di là dei pronostici, ma è completamente differente. Può richiedere il trovatore 2. Chi ha il trovatore 1 otterrà uno sconto sull'acquisto del trovatore 2. Chi non ce l'ha, il trovatore 1, ovviamente pagherà il prezzo intero. Ora, voi considerate che il trovatore 1, quando fu pubblicato con un prezzo, se ricordo bene, di 35 euro. Questo qua non può uscire a 35 euro. Fa parte dei file, diciamo di fascia alta dello store, che poi sono quelli da 45, insomma, perché non c'è nessun file sullo store che va oltre i 45 euro. Quindi questo trovatore qua costerà 45 euro. Non posso fare di meno, c'è stato tanto lavoro su questo What's up? file. Ci ho pensato, ripensato, e purtroppo deve, forse fa parte della fascia alta, per le caratteristiche che ha, per il lavoro che ha richiesto e anche per l'esclusività del file stesso. Insomma, quindi questo qua andrà a 45 euro. Chi ha il trovatore 1 sicuramente non lo pagherà a 45. Poi trovatore 2 abbinato a cruciverba 3x3 avrà un prezzo promozionale anche per chi non ha il trovatore 1, va bene? E quindi l'abbinamento è promozione, oppure il prezzo pieno sarà di 45. Va bene. È la prima volta che dico un prezzo qui nel video, però voglio avvisarvi, insomma, che questo qua avrà per forza questo prezzo qua. E, vabbè, cosa c'è più altro da dire? Niente più, vi ho detto già tutto. Eventualmente in giornata dovesse funzionare la pagina dei risultati di Planet, faccio l'appendicite e
e vedrete come funziona l'importazione dei risultati. Va buono, un abbraccio a tutti quanti voi come sempre, vi voglio bene, lo sapete. Grazie per tutti coloro che hanno richiesto l'imperatore pubblicato ieri. E ora aspetto le vostre richieste del Trovatore 2, che so che saranno tante. Sappiate che ci sono altri due file in uscita questa settimana. Regolatevi con le vostre tasche, con le vostre spese. Ci sono anche altri file la settimana prossima, lo stesso molto importante, Planet Studio, e poi c'è un altro file interessante per quanto riguarda le multiple, che non è i 15 è un altro ancora. Però ieri, parlando con un amico boavidiano, Giovanni Brasil Samba, insomma, mi ha rispolverato una vecchia progressione che già utilizzavo ai tempi dell'Ippica, insomma, e stanotte ho buttato giù un file basato proprio su questa progressione, su questa montante, e vabbè, poi avrà il suo tempo. Il file si chiama Alta Quota, quindi già il nome vi dà l'idea. Nient'altro. A domani o a più tardi con l'appendicite e ci sentiamo nei prossimi giorni. Un bacione.